Ragazzi, oggi intro speciale, il murlocchese. Non a caso, il mazzo di oggi, ragazzi, è il Murloc, Shatterwalk, Overlord, Thunder, chiamatelo come cazzo vi pare, ragà. Il mazzo di oggi è un Murloc Shaman con Ciccia Zampa, Agatha, il Thundered, mazzo strepitoso. Andiamo subito, subito a vedere la lista, sempre se Hearthstone permette. Ok. Quindi ragazzi, andiamo dal nostro Murloc, Shatterwalk, Thundered Shaman. Ragazzi, partiamo subito da una carta che è stata buffata, che se non fosse già stata forte 3-5, 3-6 è devastante. Quindi perché non mettere una carta del genere in un mazzo comunque tempo aggressivo come il Murloc, che ha la possibilità quindi con scarica voltaica, il Murloc fortissimo, il Trincafango che c'ha sovraccarico mi sono perso, ok. E scarica voltaica. Trovate le tempo play pazzesche. Perché? Perché, raga, riuscite innanzitutto a pulire il board, quindi contro aggro fortissimo. Allo stesso tempo riuscite a mettere tanti minion per settarvi un'anima di Murloc veramente forte, in maniera tale da settarvi una Bloodlust, raga. Il mazzo è tendenzialmente quindi un Murloc aggressivo. Gioca mono per di Folgore della Terra, perché è pieno di mech, è pieno di magnetismi. Il Silence ci va per forza in qualsiasi mazzo. Ha anche pinna tossica che è fortissimo, ragazzi. Targetta Murloc, gli dà veleno. Questa carta, ragazzi, OP. Questa è la carta chiave del mazzo, del perché giocare Murloc Shaman. Lui è una motivazione più che valida, ragazzi. Pescatore dei sotterranei, 2 mana, 2-3. Dopo che hai giocato un Murloc, metti un Murloc casuale nella tua mano. Forte in early game, in mid game, in late game, in over game. Dove vi pare, ragazzi, questa carta è OP. In combo pure con Agatha Decay, quindi Agatha Hero Card e Ciccia Zampa, ragazzi. Ciccia Zampa che in questo mazzo vi farà fare un altro turno di board, quindi vi spawnerà board. Perché? Perché Ciccia Zampa ricasterà, oltre il Buttercry di Regina Palustra Agatha, che è fortissima, vi spawnerà le 1-1 Amalgame della Scagnozza Strega. Vi darà più due salute ai vostri Murloc, vi metterà un altro Murloc con Murloc Cacciamare. E vi ripeterà sia il Battlecry di Trincafango, quindi dandovi l'H in mano, sia il Battlecry dell'H e di pinna tossica. Se siete fortunati, vi darà anche veleno uno dei vostri Murloc. Quindi dipende dalla sequenza, raga, che è casuale. Vi ricordo sempre che è casuale, ma molto molto forte. Raga, il mazzo è questo. I Murloc chiave vi ho fatto vedere qual è. Gli altri Murloc sono abbastanza standard. Ovviamente il Murloc Invoca Marea che volete vedere sempre di Mulligan. Pinna tossica può servirvi per tradare qualche pezzo veramente scomodo e grosso. Trincafango P a costo 1, 2, 1 Murloc vi dà un lacchè e niente, ragazzi. Quindi la combo del mazzo è fare anima dei Murloc con board. Quando potete, ragazzi, smorcate, andate face senza problemi. Quando non potete, vi potete inventare qualche giocata più value, qualche giocata combo, qualche giocata più aggressiva per settarmi magari una Bloodlust. Quindi lì da lì un turno. Regina Agatha Palustre, ragazzi, secondo me in questo archetipo raggiungi il massimo della sua forza. Secondo me non è in un control, ma è proprio in questo archetipo aggro midrange Murloc. Questa carta raggiunge il top della sua forza. Vediamo se riusciranno a vederla all'opera. Vi assicuro che è una carta fortissima. Ragazzi, andiamo in lab. Chiacchierato anche troppo oggi. Oggi, quelle giornate in cui mi sveglio che sto aggressivissimo, voglio giocare un aggro. Però ragazzi, sapete sempre che lo zio qualche cosa di contro, qualcosa di value gli piace sempre, quindi non potrei mai giocare un aggro grezzo e feroce, ci sarà sempre qualche carta value combo da late game che mi piacciono troppo. E questo mazzo devo dire che mi sta divertendo ragazzi. È un mazzo raga che vince tendenzialmente di board, a mo' di rifare board. E con Agatha Hero Card in late game può anche riprendere la board, quindi anche modi per riprendere la board, non è il classico aggro. Ecco ragazzi, Mage, mazzo fastidiosissimo. Attualmente, raga, non stanno neanche più a giocare il Cyclone Mage, stanno giocando Luna Pocket Galaxy con i Frizzini, Alexstrasza, robe fastidiosissime come solo il Mage sa essere. Allora, il Murloc Invoca Marea, ragazzi, torniamo sempre al Mulligan. Murloc Cacciamare per smorcare di follow up mi piace. Volendo potrei tenermi anche la scagnozza per fare un coin scagnozza di turno 3. In realtà, raga, l'imbrigliatone è forte pure. Mage rompe i coglioni. Raga, Mage rompe i coglioni, dobbiamo smorcare come se non ci fosse un domani.
Forse lo tolgo, forse tolgo l'imbrigliatore. L'imbrigliatore è più una carta probabilmente da mettere contro un control warrior o contro gli aggro. Anche se qui avevo pescato la scarica. Qui comunque i primi paio di turni non dovrebbe fare niente di particolare. Penso che possiamo partire aggressivi. Non ha senso fare coin trincafango, ragazzi, perché mi andrei a overloadare un mana, quindi il prossimo turno non potrei giocare praticamente niente. Questo è il perfetto follow up dell'invoca mare. Lui probabilmente mi pingherà. Invece decide di rimuoverlo con un top deck skilladissimo. Bravo, sei fortissimo, ragazzi. Il Laponi non mi dispiace. Andiamo a fare lui. Il mouse. Che intenzione c'è, amico? Niente, raga, questo è un contro praticamente, mi sta rispondendo a tutto. Posso fare coin lui, non mi dispiace. Ragazzi, siamo aggressivi, cerchiamo di portare danni faccia, questi sono i primi danni. Ho visto praticamente tutto per rispondermi. Spero che ci dia un turno di tre. Posso smorcarti faccia, amico? No, lui top deck a tutto, si va a prendere il suo gigante o il suo mana cycle. Allora, raga, qua la prima giocata da pensare. Prossimo turno potrei giocare imbrigliatoni, scarica voltaica. Se mi vado a overloadare non posso giocare niente in combo con imbrigliatoni. Potrei pushare dei danni. Potrei pushare dei danni, se con lui sarebbero 3 danni in più. Oppure potrei andare a trattare. Io, raga, mi sa che qua voglio fare l'H, voglio vedere che roba esce. Iniziare di marcare. Ok, andiamo faccia con lui. Intanto, raga, questo non è un Murloc, quindi non prende il buff. Voglio prima vedere che cosa esce. Che cagata. Raga, in realtà questo è forte, eh? Per evitare un suo gigante. Sì, a me non dispiace. Qua traddo, raga, traddo perché questi giocano come caspita si chiama, il gigante di mare. Lasciare troppo minion in board secondo me potrebbe essere deleterio. Voglio trattare, gli lascio questo 1-3 veleno, che secondo me gli dà fastidio tantissimo per il giant, costretto a trattarlo in qualche modo. Ok, intanto lui va a pingare lui. Ok, va a pingare lui. Questa è bellissima, questa è bellissima, questa è veramente bella. Potrei, ragazzi, fare scarica voltaica solo The Murloc e quindi dare solo The Murloc a una bellissima board. Non mi dispiace, raga, sta giocata. Il trade con cosa lo andiamo a fare con lui? Probabilmente sì, perché mi voglio preservare lui integro assolutamente. Bridatoni sta partita non l'andiamo a sfruttare, però raga, mi sembra una giocata veramente forte questa. In realtà potrei preservarmi il Murloc, vado a far così, raga. Voglio preservarmi un muro, perché comunque c'è sempre il War Leader, c'ho sempre carte di questo genere. Certo, una Bloodlust non mi dispiacerebbe. Intanto lo mandiamo a 19. Abbiamo quasi tolto metà vita. Mi spaventa tantissimo un eventuale turno col Giant. Però finché c'ho quel veleno, questo dà fastidio. Questo dà fastidio tantissimo perché ci risolve il veleno. Addirittura lo buffa. Lo posso andare a silenziare, raga? Lo posso andare a silenziare, penso che il Sense non è che abbia tanti target migliori di questo. Probabilmente. Potrei fare imbrigliatoni, silence. Vari trade. Oppure rifare board. Allora, lo silenzio va a 2, va a 1, quindi il trade lo completo con un Murloc. Meglio fare board o meglio mettere imbrigliatoni? Forse è meglio imbrigliatuoni, piace di più. Il trade lo facciamo qua. Abbiamo la porta piena, raga, quindi lui probabilmente. Noi ci siamo settati una bella blu, allo stesso tempo un War Leader per far pushare tantissimi danni. Agata leggendaria 7, Agata Balustre sarebbe un ottimo top deck di follow up. Invocazione mentale. Qua arriva il Giant, raga. Turno di merda. Turno proprio. Ma forse non arriva la Conjurer?
Arriva a Mana Saigon. Ora immagino che la Conjurer, se non ce l'aveva prima, l'avrà trovata adesso. Dare più due salute a tutti i Murloc non mi fa schifo. Quanti Murloc abbiamo? 1, 2, 3, 4. Assolutamente, penso che sia il turno migliore. Raga, vediamo se il Mana Saigon gli ha fatto sculare qualcosa. Ovviamente è top deck. Sotto spell a caso, lui gioca subito la carta in top deck senza pensarci. È l'ultima carta in top deck. Ok, perfetto. Come minimo troverà un altro freeze, o come minimo avrà trovato la Conjurer come ultima carta. Bravo, bravo Mage, brava Blizzard che permetti questo mazzo. Questo penso sia il mazzo. Attualmente penso che sia l'unico cancro in meta, ragazzi, è questo che state vedendo qui. E questo tizio qui, ovviamente io l'unica carta che ho in mano non è un Murloc, quindi non posso neanche ciclare Mancino. Il prossimo turno immagino che abbia Lethal. 8, 16, 23, 24, 25, non è Lethal ma quasi. Io ovviamente non pesco in alcun modo. Ragazzi, 7-8 lo posso togliere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cioè dovrei scattarmi l'intera board su di lui. Bellissimo proprio. Vabbè, c'è poco da pensare. Faccio board, faccio hero power e speriamo di blu, ma se non mi sarebbe dispiaciuto. Speriamo di pescare un Murloc, almeno iniziamo a fare roba con lui. Ovviamente top deck. Non l'avrei mai detto. Sì, certamente. Complimenti, colpo di skill. Bravi. Il mazzo è Cyclone Mage, ragazzi. Penso che il giorno che deciderò di portare Cyclone Mage sul canale sarò fortemente ubriaco. Perché questo mazzo per me è simile. Per chi mi conosce, ragazzi, sa quello che io penso di questo rogue. Per me questo mazzo. Questo rogue non era RNG. Però era un cancro di mazzo. Per me questo è un cancro RNG, quindi forse anche fa anche più ribrezzo del Questrog, probabilmente. Ragazzi, aspettiamo un attimo perché quando state in top legend è facile beccare lo stesso avversario. Facciamo anche finta di cambiare deck. Magari il gioco si rimbambisce. Voglio startare di Mindhunter. Sto scherzando, ovviamente starto col Murloc. Vediamo un po', ragazzi. Tutto ma non me, guarda. Se. Mi ero svegliato tranquillo, cioè proprio, sapete, con lo spirito di voler aggredire l'avversario, poi incontrate Mage e vi passa la voglia di vivere, praticamente. Speriamo di incontrare altro. Qualsiasi cosa, guarda, mi va bene. Pure un matchup impossibile, un contro Murloc, guarda, lo preferisco. Vediamo un po' che cosa in serbo per noi. Il matchmaking. Hunter va bene, ragazzi. Hunter va bene. Il ragazzo ha un nome strano, sta top 14. Quindi saprà il fatto suo. Riproviamo a partire di Murloc Invocare. Potrebbe essere un Mech o potrebbe essere un Mint, ragazzi. Tendenzialmente sono questi due archetipi più giocati. Io la scarica voltaica mi piace, nel caso sia un Mech. Lui è tanta roba. Lui è tanta roba, se riesco a trovargli la giusta value, cioè se riesco a tenerlo in vita un turno, anche giocarlo di turno 3 e iniziare a ciclare Murloc che è fortissimo, questa è la carta chiave del mazzo, tenete sempre al mulligan contro tutti. Il ragazzo ci pensa, dice che cosa starà giocando questo stronzo di Marut, questo stronzo dello zio sta giocando Murloc, Shadowlux Shaman. Amico, ci stiamo giocando una partita della vita, potresti anche decidere che cosa mulligare. Se vuoi ti aggiungo gli amici, ti dico che mazzo ho, ti aiuto a fare il mulligan. Non so, dimmi tu. Vedi tu. Ok. Direi che è fatta brava. Agatha Palustre aveva deciso di arrivare. Raga, non so se avete visto il nuovo eroe Shaman. È fantastico. Sto seriamente pensando di comprarmi il bundle solo per quell'eroe, ma è che Rastakhan è talmente figo che poi sarei in una difficoltà pazzesca. Semplicemente per questo motivo non l'ho ancora comprato. Amico, che cosa vogliamo fare? Hai in drop a 1? Lo giochi? Non hai in drop a 1, puoi fare coin drop a 2. Fai coin drop a 2 oppure puoi anche passare. Eh sì, c'è qui il tasto. Passo. Come vuoi. Come vuoi.
Anzi, io mi faccio, intanto mi faccio qui solo. Moneta dorata, signori, si è svegliato alla fine della corda. Un MacHunter dorato. Adesso, ragazzi, voi mi dovete dire con quale coraggio si può andare a fare un MacHunter dorato. È impazzisco sto gioco. Vabbè, raga, qua facciamo il trade. Vediamo cosa vuole fare lui di turno 2 per aver fatto coin canestro senza giocare niente. Dammi un murlo, ti prego. Bravissimo, bravissimo. Bravissimo ragazzo. Avrei preferito un murlock a costo basso, praticamente uno dei murlock più costosi del mazzo. E qua sono costretto a tradare. Raga, contro un MacHunter vincete di 3. Il problema qual è? Che lui c'ha una combo di merda. Lui c'ha veramente una combo di merda. E vi può risolvere la board con velenizzatrice lanciamissili. Dobbiamo giocare sempre intorno a quella combo. Ed è l'unica cosa che ci fa male. In questo momento della partita, potenzialmente, noi siamo Nuts. Cioè, noi abbiamo vinto. Lui riprende veramente la partita, penso, solo con quella giocata. Perché non ha modi di toglierci il Murloc 2-5. Quindi noi sicuramente ci andiamo a fare un altro turno con lui. Generiamo una value pazzesca. Dovete stare attenti a quella combo. Cioè, in realtà c'è poco che potete fare. Nel senso che se lui ce l'ha per cazzo. E se lui ce la sono cazzi, Bloodlust non ci dispiace per niente. Andiamoci qua, raga. Andiamoci qua. Lui va trattato assolutamente. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, che non mi esce un murloc K1, ma è una cazzo di gioia sto gioco. E dobbiamo fare così. Dobbiamo fare così. E dobbiamo andare a tradare, raga. Bisogna tradare sempre. Non c'è nessun altro win condition in questo matchup. Total trade, quando abbiamo lethal, pushiamo danni. Finché riesco a tenere in vita lui il più a lungo possibile, genera una value pazzesca. Cioè, sono stato sfortunatissimo con i murloc presi praticamente. O meglio, lui non era male. Lui adesso è praticamente inutile. Lui c'ha la combo, raga, lui c'ha la combo in mano. Questa è ottima. La giochiamo in 1x, raga, ce la dobbiamo giocare benissimo. E il problema qual è? Che io purtroppo devo giocare lui tempo. Cioè, non che mi faccia schifo. Il problema è che lui il prossimo turno ci fa la combo. Fossi uscito prima, cioè con loro due insieme fosse una combo devastante, tutti in murloc 1, se mi rimane vivo è pazzesco. Allora raga, 2, 4, allora sicuramente lui me lo faccio morire. È sicuramente lui. Mi tengo ovviamente il murloc. Ok, raga, lui potrebbe fare la combo perché si è scontato. No, 5, no, la combo la può fare il prossimo turno, quindi la può fare di turno 6. Quindi abbiamo probabilmente. Riusciremo a fare un turno con lui in campo se la bomba ragno. Ok, perfetto. Perfetto, raga, qua potrei anche pensare di giocarmi lui. È fortissimo. Raga, qua ci abbiamo un turno devastante. Raga, qua lo mandiamo al baretto. Cioè, veramente ci punisce solo quella combo di merda. Che la fa di prossimo turno. Ma per farla di prossimo turno dovrebbe avere già in mano la combo da inizio partita. Noi, per cercare un minimo, ragazzi, di contestare quella combo di merda, faremo anima dei murloc. Faremo anima dei murloc, raga. Quindi qua vado a fare lui. Ok. Andiamo a silenziare. Vabbè, combo, raga. Combo. Andiamo a silenziare lui. In realtà avrei potuto anche aspettare forse a silenziarlo. Giocata discutibile. Giocata un po' discutibile la mia. Allora, lui raga lo possiamo lasciare. Lui non me ne ha fatto niente. Oppure no, in realtà dovrei salvaguardare lui. Sicco raga, la giocata per questa secondo me. Da fa anima dei murloc. Traddo qua. Traddo lui per non andare sotto a un eventuale lanciamissile. Raga, devo giocare un minimo intorno al lanciamissili, a prescindere dalla combo. Se fa la combo è forte lui. Però se non fa la combo con lanciamissili soltanto, mi risolverebbe solamente in Murloc 3-1. Quindi importantissimo, ragazzi. Lefka, a casa, avete visto, raga, la forza di quel Murloc? La forza di. Il Murloc dei sotterranei, raga, è qualcosa di imbarazzante. Cioè, non ho vinto di aggro, raga. Ho trattato board, quindi ho board control, value infinita, raga. Ero andato in loop infinito. Cioè, ogni turno che passava avevo turni più forti, pazzesco veramente. Raga, parto subito, se lo ribecchiamo non mi dispiace. Ci facciamo l'ultima partita, ragazzi. Sono contento che sono riuscito a farvi vedere la value del mazzo e la combo,
con quella carta che è pazzesca. Io pensavo che il Murloc 32 che fa pescare due Murloc, attualmente ce ne gioco uno in questa lista. Quello è un Murloc che a me piace parecchio. Forse due sono pesantucci. Non lo so, quello è un Murloc che sono un po' indeciso. Murloc leggendario purtroppo, raga, non si gioca al momento. È fortissimo quando vi esce da lui, però non si gioca di base, ragazzi, perché? Perché effettivamente i Murloc, raga, costano tutti 3 o meno. Quindi in realtà andare a far costare un Murloc 1 solamente se c'avete il pescatore dei sotterranei ha senso. Raga, Shadowlock è una carta troppo lenta, la togliamo. Il Murloc che dà più 2 salute potrebbe essere veramente good. Raga, potrei fare coin pescatore dei sotterranei. Non è male. Dargli veleno il turno dopo, lui è troppo lento. Il veleno non lo tengo. Potrebbe essere un Mech Paladino, potrebbe essere un Scirvalla. Sicuramente faccio coin pescatore dei sotterranei. Turno 2 ho due Murloc a 1, quindi già ciclerei due Murloc. Non mi dispiace per niente. Vediamo che roba è. Vediamo che roba è. Tutti i pensatori, ragazzi, tutti i pensatori. Mulligan è difficile per queste persone. Allora, vediamo un po'. Amico, secondo me sei un Mech. Non so perché ho questo pensiero. Però potresti anche essere. Questo è bello. Questo è bello. Andiamo subito a fare la giocata che ti ho detto, ragazzi. Lui già praticamente gli abbiamo messo una pressione pazzesca. In teoria di turno 2 non dovrebbe avere risposta a questo Murloc. In teoria. Poi. Ormai non mi sorprenderei più di niente. Potrebbe essere uno Scirvalla Paladin. Che con Cristallogia 1 è diventato un mazzo molto più solido. Kel'Dan. Hero Power? Fammi Lo so. pensare. Pensatore anche lui. Il pensatore anche lui, raga, andiamo a fare subito Valio. Vediamo se peschiamo il Murloc Brancazzurro, che no. Io partirei con lui perché non voglio per il momento overloadarmi. Vediamo che roba mi esce. Lui non è malissimo però anche il prossimo turno. Raga, non mi voglio overloadare, quindi vado a dare veleno anche qui. Sono a board velenosissima. E se non bastasse. Raga, già ha fatto il suo dovere. Ho messo due Murloc, me ne ha dati due. Già mi ha dato parecchia value. Il prossimo turno posso pushare parecchi danni. Ovvio che di turno 4 andremo sotto Consecration. Non mi dispiacerebbe. Non mi dispiacerebbe affatto pescare solo The Murloc. Raga, qua la scelta è questa: o vado di lui o pusho un po' più danni. Probabilmente vado di lui. Lui fa Consecration. Oppure mi vado a ciclare più Murloc. Però andare sotto Consecration. Io non vorrei andare sotto Consecration. Cioè, probabilmente faccio così. Con lui vado a fare il trade. Ovviamente è bellissimo lui, può avere senso. Qua arriverà una consacration, raga, grossa come una casa. E comunque io riparto con lui vivo, che non mi dispiace. Riparto con lui vivo, potrei fare Murloc Condottiero. Se non mi fa consacration potrebbe fare Spadone di Ferro Argento. Se mi fa Spadone va sicuramente su di lui e gli pusho tantissimi danni. Gli pusho veramente tanti danni. Kentan, che vogliamo fare? Oggi sono tutti pensierosi, ragazzi, dal top 200. No, ragazzi, è un Murloc, è un Mech. Oddio che stress. Tu, i veleni sono comodi. I veleni sono comodissimi contro di lui. È un Mech, non mi sarei aspettato. Me lo sentivo, però l'avevo detto al Murloc, ragazzi, mi sentivo che era un Mech. Effettivamente uno Scirvalla avrebbe pescato probabilmente nei primi turni. Qua raga andiamo a pushare. Lui addirittura non. Questo è forte. Questo è fortissimo. Questo è fortissimo. Potrei anche fare scarica voltaica per andare a fare dei trade. E intanto, allora, intanto partiamo così. Voglio dare saluto a tutti. Voglio dare saluto a tutti. Il tizio del veleno. Qua non ci vado, vediamo che roba mi esce. Un trinca. Vado a fare scarica voltaica. Mi vado a fare un doppio trade qui.
Mi vado a fare un 30 qui e vado a pushare. Ora arriverà un mech gigantesco, secondo me. Visto fare dei mech pazzeschi. Portate Zillax. Cioè, che non vedere Zillax. Quanto gli danno fastidio a un mazzo del genere? Ragazzi, questi due Murloc con veleno. Fastidio atroce. Fastidio atroce. Non so se possono giocare Piromante in questo mazzo, però penso di no. Sicuramente giocano la spell quella 5 che fa diventare tutte 1-1, ma alla fine non mi spaventa, perché se la facesse farei condottiero Murloc che mi riuscirebbe. Ragazzi, questo mazzo è cazzato nero. È forte, è divertente. E anche a suo modo di vedere tecnico. Non è uno di quei mazzi che dice la carta verde, no, non è uno di quei mazzi lì. Raga, che state aspettando a craftarlo? Cioè, questa è la domanda che vi faccio a fine video. Che cosa state aspettando a craftarlo? Ragazzi, vi ho fatto vedere il Murloc Shadowwalk Overlord Shaman. Se vi è piaciuto, dovete iscrivervi al canale dello zio, raga. Iscrivetevi, condividete il video dello zio, lasciate il like, passaparola, ragazzi, la cugina, lo zio, il nonno. Raga, tutti devono conoscere lo zio. Assolutamente. Ci becchiamo ragazzi la prossima settimana con il prossimo video dello zio. Raga, fatemi sapere una cosa. Fatemi sapere se c'è qualche mazzo in particolare che volete che vi porto, qualche gameplay particolare che volete vedere sotto la lente. Raga, fatemi sapere, ci interagite con lo zio. Lo vedete che sono propenso e sono disponibilissimo con tutti, ragazzi. Ci si becca ragazzi con il prossimo video dello zio sul tubo.